Passo ora a riferire sulla manifestazione del 9 ottobre, che ha rappresentato senza dubbio l'evento più gravemente critico nell'ambito della mobilitazione nazionale contro il Green Pass. Premetto che nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, una dettagliata ricostruzione delle evidenti criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata dagli elementi più politicizzati e in conseguenza dei quali vi è stata una grave turbativa dell'ordine pubblico. Voglio davvero ringraziare le romane e i romani per questo risultato così significativo. Sono davvero onorato della fiducia che mi è stata accordata e metterò tutto il mio impegno per onorarla. Voglio ringraziare innanzitutto i miei avversari. E questi elettorati oggi si sono fusi, si sono saldati e hanno consentito una vittoria trionfale al secondo turno delle elezioni municipali, delle elezioni amministrative. È un trionfo che non voglio celebrare col trionfalismo, perché ci sono tanti elementi in questa giornata di oggi, in questo momento della nostra vita politica del Paese, che impongono, credo, di tenere i piedi per terra e di essere molto attenti a quello che sta accadendo. Però se uno viene eletto sindaco da una minoranza della minoranza, evidentemente è un problema non per un partito, per la democrazia. E quindi io penso al ruolo dei politici. Credo che si debba riconoscere che il centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative. Credo che ne siamo tutti consapevoli. Centrodestra conferma la città tra le grandi città al voto, conferma Trieste, ma non riesce a strappare al centrosinistra le altre 5 grandi città al voto. Gabriele, che manda combinato? Che cosa? Quando parola manda lì? A chi? Che sarà là? Di Novax. Ma di Luciano sei, scusami. E ogni anno cerchiamo di attualizzare un po' il presepe. L'anno scorso è stato l'anno della natività con le mascherine, con i rimaggi che portavano il vaccino. Quest'anno, sempre nell'ottica di questa nostra, nell'ottica del nostro cammino, abbiamo creato quelli che possono essere i rimaggi con la certificazione, perché abbiamo pensato devono affrontare un lungo viaggio, quindi hanno essere muniti di certificazione. Ma è stato fatto giusto per continuare un po' quel lavoro che facciamo, soprattutto senza fine politico, senza presa di posizione, semplicemente per dare un po' di un tocco di umorismo a quella che è una situazione un po' particolare che si sta creando. Che cosa è successo? È successo che i Novax mi hanno tacciato di nazista, mi hanno tacciato di fascista. Assolutamente non c'è nessuna matrice politica alle spalle, ma come